partecipare a questo progetto Out Couture grazie a Francesco che mi ha chiesto la mia disponibilità. E, nella vita io faccio l'assistente di un artista e anche con questo artista abbiamo appena finito una serie di quadri incentrati appunto su un percorso di vita riguardante la donna, quindi anche tutte le paure, le preoccupazioni, i sogni, un tema molto introspettivo che quindi si sofferma non solo sull'estetica. E mi è sembrata bella questa cosa proprio in concomitanza al nostro progetto, perché appunto anche questo di Out Couture tratta di temi non solamente di estetica, diciamo standard dei nostri tempi, ma appunto con le solite modelle magrissime e apatiche, magari non molto sane, ma appunto usare ragazze normali a cui piace anche mangiare e non solamente sfilare. E l'ho fatto con la speranza di divertirmi e mi sono divertita. Come in tutti gli altri progetti, la Maria Francesca ha scelto il marchio con cui posare, perché ovviamente ci si ritrovava, poi chiedevo anche a lei il motivo preciso. E a me piaceva lei, il suo volto, un viso molto delicato, molto ovviamente femminile, e ho pensato subito a una situazione un po' intimistica in cui appunto lei giocava con questi abiti davanti allo specchio ritraendosi, quasi a voler ricreare una situazione appunto di intimità, mi ripeto, dove appunto lei interagisce con se stessa. E useremo infatti alcune delle sue foto per rendere ancora un po' più sperimentale questo progetto, dove la modella diventa protagonista in tutti gli effetti, anche creando proprio le sue immagini. Oltre alle mie, alle nostre, ci saranno appunto le foto che lei ha preso per dare. Però insomma, diciamo, l'idea è questa qui, di creare una finta, ma neanche tanto, perché appunto le foto poi le useremo veramente, situazioni in cui una ragazza appunto normale, come immagino succeda, si prova a vestire davanti allo specchio e magari o per rivedersi lei o per mandarle foto a qualche sua amica per i cavoli suoi, si crea delle immagini e si fotografa.